Advisory update e l'approfondimento di questo pomeriggio. Che cosa succede quando sale l'inflazione e se di inflazione realmente si parla così come si intendeva l'inflazione una volta e quindi che cosa cambia rispetto a magari ad altri anni, insomma ad altre annate rispetto al passato, adesso che c'è una pandemia e una situazione così straordinaria, e cioè che va al di là dell'ordinario, come quella appunto generata dal Covid. Ne parliamo con Gianfranco Fabi, editorialista economico, che è in collegamento con noi. Gianfranco, grazie per la disponibilità, buon pomeriggio. Grazie mille, buongiorno a voi, buongiorno a quanti ci ascoltano. Secondo me sei la persona ideale, insomma, per, con cui fare questo ragionamento. Cioè spieghiamo veramente a chi ci segue da casa, come se avesse magari 8-9 anni, che cosa sta succedendo, insomma, perché è vero che si continua a parlare di inflazione, ma a volte si danno per scontate determinati passaggi. E allora perché no? Facciamo una sorta di ripasso, insomma. L'inflazione, diciamo che sul significato oramai lo abbiamo in qualche modo assimilato, no? È l'aumento generalizzato dei prezzi al consumo, anche la sigla IPC, indice dei prezzi al consumo, ci spiega chiaramente di che cosa stiamo parlando. Ma un conto è un aumento accompagnato e lento dei prezzi, e in questo modo, insomma, magari si dà per scontato che c'è anche un aumento degli stipendi sostanzialmente. Un conto è che invece questo aumento dei prezzi al consumo diventi improvviso, no? Un po' come quello che è accaduto per l'inflazione negli Stati Uniti nell'ultimo dato, e cioè un 4,2% superiore dello 0,8% circa, insomma, scusate, 0,8% circa superiore alle attese, alle stime del mercato. E allora questa cosa qui che cosa vuol dire? Vuol dire che, insomma, i prezzi delle cose che compriamo sono saliti più del dovuto. La reazione degli investitori, insomma, della gente comune, è che evidentemente i propri 100 euro non valgono più come valevano una volta. E allora, dato che noi parliamo di mercati, magari il piccolo investitore è più restio a investire magari e cercare nel territorio, nell'ambito del rischio, insomma, il risk off e il risk on. Ecco, se l'inflazione sale in maniera incontrollata o più delle attese, si può generare un risk off. E in questo modo, Gianfranco, adesso vengo da te, ovviamente correggimi se ho saltato qualcosa o se non sono stato molto preciso, mi ritrovo, partiamo da questo concetto, che i miei 100 euro, anzi i 100 dollari che ho in mano, valgono di meno rispetto a prima, ma se effettivamente le cose costano di più e se soprattutto se magari il mio stipendio si ferma o addirittura non ce l'ho più, come d'altronde è successo in pandemia. Ma sulla pandemia ci andiamo dopo. I miei 100 dollari valgono di più, valgono di meno, chiedo scusa, e quindi alla valuta stessa che cosa succede? Insomma, nel mercato il dollaro sale, scende, che cosa succede? Beh, fare previsioni è sempre difficile. La realtà di fatto, come dicevi tu, è che indubbiamente siamo di fronte ha un cambiamento di scenario rispetto a qualche settimana fa o qualche mese fa. Per ora è un cambiamento di scenario che interessa gli Stati Uniti, interessa appunto il dollaro, interessa meno l'euro. Gli ultimi dati anche sull'inflazione in Italia sono molto più in linea con i dati precedenti, quindi con una sostanziale stagnazione o livellamento dei prezzi. Negli Stati Uniti invece, come dicevi, abbiamo avuto nell'ultimo mese uno scatto in avanti dello 0,8%, che ha sorpreso un po' tutti. Gli analisti prevedevano uno 0,2% e quindi hanno sbagliato completamente le previsioni, e questo le hanno sbagliate gli analisti che sono i più esperti sul fronte dell'analisi di mercato. Ora, chiedermi quali possono essere le previsioni adesso, il rischio di sbagliare è altrettanto forte, anche perché la Banca Centrale Americana si è subito affrettata a dire: ma è una fiammata, non dobbiamo preoccuparci, in qualche tempo, qualche mese tornerà tutto come prima, tutto sotto controllo, non bisogna essere allarmati per questa situazione. Ovviamente ci sono ragioni per essere allarmati e ci sono ragioni per essere più tranquilli, come vorrebbero appunto i banchieri centrali. Le ragioni per essere allarmati sono quelle che hanno provocato questo aumento, questa fiammata dei prezzi, cioè una crescita abbastanza forte dopo mesi di stagnazione per la pandemia. Questa crescita abbastanza forte ha fatto aumentare la domanda di beni di consumo, la domanda di abitazioni, la domanda di automobili, la domanda anche di pane e latte, se vogliamo, negli Stati Uniti, e siccome la legge fondamentale dell'economia è che
bisogna trovare un equilibrio tra la domanda e l'offerta. Se sale la domanda e l'offerta non può adeguarsi in tempi rapidi, ecco che i prezzi aumentano e quindi il valore della moneta, giustamente come dicevi, diminuisce. Ecco, siamo di fronte e a quindi Gianfranco, perdonami se ti interrompo, tornando magari anche alle dinamiche di mercato, veramente, cioè nel momento in cui i miei 100 dollari non valgono più come prima, gli investitori cosa fanno? Vendono il dollaro. O lo comprano perché magari va giù e dici bene, adesso scende, me lo compro adesso, magari ha toccato il minimo, così risale. È proprio, insomma, sto cercando di fotografare dalla cosa più semplice possibile, quantomeno che si presume sia tale, ovviamente. Ma tu sai molto bene, sanno molto bene quanti si ascoltano, che l'ideale sarebbe vendere, cioè acquistare sui minimi e vendere sui massimi. Questo esatto. vale per le azioni, vale per le valute, vale per tutte le cose, insomma. E quindi se noi sapessimo che il dollaro è arrivato a un minimo, comprandolo poi avremmo da guadagnarci, ma chi può dire quale può essere il futuro del dollaro, quale può essere il futuro dell'euro? Certamente con questa inflazione, il dollaro, questa inflazione negli Stati Uniti, che è negli States, certo. Ecco, che è diversa da quella che c'è in Europa, quindi c'è una simmetria tra il dollaro e l'euro, tutto lascia credere che il dollaro possa svalutarsi nei prossimi tempi. Che possa svalutarsi, questa svalutazione può suscitare due reazioni. Una è quella di dire, si svaluta ma sta arrivando ai minimi, quindi compriamo. L'altra, si svaluta ma non è ancora ai minimi, quindi vendiamo. Cosa possono fare i mercati? I mercati sono pieni di razionalità, ma sono altrettanto pieni di irrazionalità a volte. Quindi, essendo i mercati componenti di milioni di scelte individuali, arbitrarie, emotive, razionali o meno razionali, è difficilissimo prevedere cosa succederà. Allora, possiamo magari rischiare per dire, indubbiamente, siamo di fronte a una situazione in cui tutto lascia credere che abbia più ragione la Banca Centrale Americana a dire è una fiammata dei prezzi, torneremo ad essere in linea con quello che è avvenuto non tanto negli ultimi mesi di pandemia, quando negli anni precedenti, e quindi l'inflazione potrà essere, diciamo così, fisiologica. I banchieri centrali puntano a un'inflazione del 2%, un'inflazione del 2% è abbastanza piccola da non suscitare allarmi per un'eventuale rincorsa tra i prezzi e i salari e quindi tra degli squilibri economici, ma è quel minimo che serve per lasciare che l'economia abbia una sua dinamica. Se c'è un po' di inflazione, le persone acquistano i beni perché comunque questi beni dopo qualche mese aumenterebbero di prezzo, e quindi uno che deve acquistare un'automobile, se c'è un po' di inflazione l'acquista pensando appunto che se acquistasse 6 mesi dopo dovrebbe pagarla di più, cosa che invece se non ci fosse inflazione, se i prezzi fossero in deflazione, diminuissero, è chiaro che gli acquisti verrebbero ritardati e questo comporterebbe una frenata complessiva dell'economia. E quindi l'inflazione in piccole quantità, diciamo in modica quantità, è qualcosa di positivo, qualcosa che infatti i banchieri centrali negli ultimi anni hanno sempre puntato ad avere un'inflazione almeno al 2%, questo sia la Fed americana sia la Banca Centrale Europea. Non ci sono riusciti in gran parte perché l'inflazione è rimasta molto più bassa, perché i mercati erano senza stimoli, senza grandi capacità di essere appassionati su qualcosa, e quindi i prezzi sono rimasti fermi. Diciamo le prospettive per i prossimi mesi che ci si stia muovendo, forse magari più lentamente in Europa, più velocemente negli Stati Uniti, verso una ripresa anche dei prezzi e quindi verso una ripresa, cosa che è particolarmente importante, della dinamica economica. Ecco, questo potrebbe portare anche al fatto che se c'è una dinamica economica, una ripresa produttiva da parte delle imprese, le stesse imprese hanno maggiori profitti, possono distribuire maggiori utili e quindi il mercato azionario potrebbe averne dei benefici. Ecco, ma tornando alla questione, tanto è ovvio che se siamo al 4,2% e la banca centrale vuole riportarla al 2, questo vuol dire che l'obiettivo adesso è dimezzare l'inflazione, no? Dal 4 al 2 comunque è un bel salto, certo. Ma così come ha fatto un gran bel salto adesso, chissà che magari non possa, se davvero una fiammata, chissà che non poi non diventi, non dico abbastanza facile, ma non avvenga in tempi rapidi anche il riavvicinamento in area 2%.
Però tornando alla questione, insomma, nel momento in cui no, la propria valuta vale meno, all'inizio tendenzialmente c'è, correggimi se sbaglio, nel momento in cui magari viene pubblicato il dato dell'inflazione, c'è una, diciamo, un'immediata vendita, no, della valuta di riferimento, quindi del dollaro, che effettivamente peraltro è in fase di debolezza, perché di inflazione si parla già da diverso tempo, ed ecco che allora il dollaro scende in questo caso, e le materie prime che cosa fanno? Salgono o scendono, Gianfranco? Beh, le materie prime sono la causa dell'inflazione. Eccola. In questo momento. Infatti, altro tema chiave, Gianfranco. Sono la causa dell'inflazione perché negli ultimi mesi, sul fronte appunto delle materie prime, anche del petrolio, ma anche dei metalli, per esempio i metalli ferrosi nell'ultimo anno sono cresciuti del 100%. Questo perché? Perché si è accumulata una domanda che in questa fase adesso non ha una risposta, non ha risposta da parte dell'offerta, da parte di chi produce, e quindi di fronte a questa situazione è come se tutti volessero comprare degli automobili, cosa che peraltro negli Stati Uniti sta avvenendo, hanno avuto un'impennata forte verso l'alto i prezzi delle auto usate, perché tutti vogliono comprare degli automobili, le industrie automobilistiche hanno ridotto la produzione perché nel periodo più forte della pandemia era ridotta la domanda, le società di noleggio hanno ridotto anche loro gli acquisti e le auto che hanno le tengono più a lungo del passato, e quindi per esempio le auto usate hanno una quotazione che negli Stati Uniti è schizzata verso l'alto, perché c'è un grande mercato ovviamente negli Stati Uniti, cosa che non c'è invece nei paesi europei. Quindi detto questo, siamo di fronte a un'inflazione che ha tutti gli elementi per dire è una fiammata, perché una volta che si riavvia il motore dell'economia, si avvia anche la produzione di materie prime, si avvia anche la produzione di automobili, si riavvia anche la produzione di petrolio, per esempio, che è arrivato a $70, una quotazione che non si vedeva da 3 o 4 anni, però questo vuol dire che 3 o 4 anni fa era a questi livelli. Quindi possiamo dire che stiamo tornando verso la normalità precedente. Questo è un dato in un certo senso che ha due facce, positivo, perché è positivo che l'industria si riprenda, che riprenda la domanda, che riprenda i consumi, che riprenda la produzione, e che quindi anche sul fronte delle materie prime ci sia una ripresa appunto dell'offerta da parte dei grandi produttori. Ma il fattore negativo è che forse non dobbiamo dimenticare che in passato, prima della pandemia, abbiamo avuto un periodo di sostanziale stagnazione, di tassi di interesse a zero se non negativi. Sono ormai 10 anni che i tassi di interesse navigano attorno a quota zero, e questo, altrettanto come l'inflazione a quota zero non è una buona notizia, anche i tassi di interesse a quota zero non sono una buona notizia per i mercati finanziari. Poi ovviamente nei mercati c'è sempre chi ci guadagna e c'è sempre chi ci perde. Se l'industria cresce, se l'economia cresce, magari si può anche avere una situazione in cui ci sono più persone che ci guadagnano e meno persone che ci perdono. Oh, hai citato un altro punto fondamentale, perché abbiamo detto l'inflazione sale in maniera incontrollata, gli indici azionari inevitabilmente in linea di massima scendono, scende anche la valuta del dollaro, le materie prime salgono, e i rendimenti dei tassi di interesse che cosa fanno? Questo è una bella cosa saperlo. Indubbiamente se ci fosse un mantenimento, diciamo, per qualche settimana, per qualche mese di questo livello di inflazione, che, come si è avvenuto negli Stati Uniti nell'ultimo mese col 4,2% che abbiamo citato più volte, sarebbe inevitabile che le banche centrali alzassero i tassi di interesse, magari con cautela, magari gradualmente. Magari e perché? Perché dovrebbero alzare i tassi di interesse? Indubbiamente è la strategia che le banche centrali hanno per ridurre l'inflazione, per cercare di assorbire i capitali che sono in eccesso sul fronte finanziario, certo. Perché non dimentichiamo che negli ultimi anni, con la pandemia, e questo è un fattore che torna ogni tanto, le banche centrali hanno alluvionato i mercati con capitali, con liquidità, quindi c'è una liquidità enorme all'interno dei mercati finanziari, all'interno soprattutto dei grandi operatori, e quindi si tratta che questa liquidità è qualcosa che, se si trasforma in domanda, spinge in alto l'inflazione. Quindi uno dei problemi che hanno le banche centrali è di riassorbire questa liquidità. Alzare i tassi di interesse è un modo per riassorbire questa liquidità e per far tornare i mercati a un maggiore equilibrio.
E sostanzialmente quindi cerca di invogliare, correggimi se sbaglio, io continuo a farti domande, no, come se avessi 8, 9, 10 anni, le banche centrali cercano di invogliare il risparmiatore a investire, insomma, e quindi ti dice guarda che se me li dai oggi non ti restituisco più lo 0,8 ma ti restituisco l'1,2, l'1,3, il 2%, adesso no, si parla come soglia per il treasury americano a 10 anni, il 2% che è un po' diciamo la soglia emergenziale. Siamo allineati su questo? Beh, indubbiamente il problema, se si alzano i tassi di interesse, i capitali vanno più verso collocamenti finanziari e quindi verso per esempio la copertura dei debiti pubblici, peraltro uno certo. dei grandi problemi attuali e futuri nei prossimi mesi è coprire i debiti pubblici. Gli Stati Uniti hanno hanno raddoppiato il proprio debito pubblico, l'Italia ha raggiunto il 160% del PIL sul proprio debito pubblico, quindi c'è anche una necessità di copertura e quindi di ritorno a una normalità, perché questi debiti pubblici costituiscono un elemento di instabilità all'interno dei mercati finanziari e quindi alzare i tassi di interesse porta al fatto che in un certo senso questa liquidità viene mantenuta sotto controllo, però indubbiamente anche questo ha degli effetti, ogni scelta finanziaria ha la sua ha un'altra faccia della medaglia, perché alzare i tassi di interesse indubbiamente può provocare una frenata dell'economia reale. Quindi si tratta di appunto, le banche centrali hanno due pedali, l'acceleratore e il freno, devono cercare di usarli con sapienza e con capacità di capire quali possono essere le reazioni dei mercati. Hanno questi due pedali e ogni tanto nel passato li hanno usati forse diciamo così, come diceva il buon Alan Greenspan, che nel secolo scorso era il capo della Fed, ex capo della Fed, certo, di esuberanza irrazionale, questo l'hanno provocata forse anche, l'ha provocata anche la politica delle banche centrali, cioè quando c'era una corsa all'oro e le corse in campo finanziario hanno sempre poi, la storia insegna, hanno sempre poi una loro fine, una loro caduta più o meno rapida, e quindi di bolle speculative ne abbiamo viste tante nel campo della storia finanziaria degli ultimi secoli. Ecco, ma adesso ripeto, perdonami se insisto, hai detto giustamente che l'aumento dei tassi di interesse potrebbe rallentare l'economia reale, e come mai nello specifico, per quanto riusciamo, sempre all'interno di questa spiegazione diciamo molto, molto terra a terra, nel senso si parla tanto di questo tapering, si teme insomma che le banche centrali, che come hai ricordato hanno immesso liquidità nel circuito, insomma, in modo tale che i mercati finanziari non crollassero e che si potesse in qualche modo tenere sotto controllo la situazione, adesso insomma con questo tapering e con i tassi di interesse che possono tornare a essere ritoccati al rialzo, c'è questo timore, c'è questa paura, ma perché insomma, di che cosa ha paura l'economia reale a fronte di questa ipotesi che immagino prima o poi diventerà reale? Ma la paura è sempre quella dalla parte del surriscaldamento dell'economia, cioè del fatto che troppi stimoli fanno sì che ci sia un'economia che può sfuggire di mano sia sul profilo reale sia sotto il profilo finanziario, e limitandosi un po' su se stessa sia sul fronte positivo, e questo provocherebbe appunto degli squilibri, perché se ci sia un eccesso di domanda abbiamo anche una forte spinta sui prezzi, una forte spinta sull'inflazione. Ora, l'inflazione in un certo senso, qui forse possiamo anche aprire una parentesi, bisogna capire fino a che punto le banche centrali hanno la volontà di contrastare l'inflazione. In fondo l'inflazione, soprattutto le grandi inflazioni che abbiamo avuto dopo le guerre, sono state delle medicine diciamo incomparabili per per abbattere i debiti pubblici, certo. Però sono delle medicine anche costose, soprattutto costose per le persone, per le famiglie, per i lavoratori, perché è difficile proteggere i salari e le pensioni da un'inflazione galoppante, e quindi ecco, in questa prospettiva le banche centrali hanno anche un compito, anzi il compito loro fondamentale è di salvaguardare il valore della moneta e quindi di lottare
contro l'inflazione, però appunto l'inflazione ha anche dei vantaggi molto tra virgolette in un certo senso, e quindi di fronte a una situazione che indubbiamente è complessa, perché dobbiamo tener conto dei debiti pubblici, dobbiamo tener conto dell'economia reale, dobbiamo tener conto delle necessità delle famiglie, delle imprese, di tanti elementi che rendono la situazione complessa. Ecco, tenere un equilibrio su questo fronte è certamente difficile, è certamente complicato, e però il problema è anche che deve essere un equilibrio dinamico, non può essere un equilibrio fermo ai tassi di interesse a zero come abbiamo avuto per anni, deve essere un equilibrio dinamico, e quindi dicevo prima, il freno e l'acceleratore sono i due elementi che sia le banche centrali sia i governi, perché poi non dimentichiamo che le banche centrali fanno la politica monetaria, ma la politica fiscale, la politica di bilancio la fanno i governi, e quindi anche i governi sono un elemento che entra in gioco in questa realtà per complicare un po' le cose, scusa. Beh no, certo, poi spesso no, ci arrivano poi gli appelli dei presidenti delle banche centrali, mi raccomando governi, tocca soprattutto a voi, non possiamo fare tutto noi, questo insomma è un po' un whatever it takes 2, nel senso che è una cosa ripetuta spesso insomma sia da Jay Powell che da Christine Lagarde, sì, sì. Lo diceva anche Mario Draghi insomma in passato. Certo. Gianfranco, tu ti sei vaccinato? Sì, una mezza dose sì, cioè una prima dose sì, poi il buon vaccino AstraZeneca spero che funzioni, a fine giugno faremo la seconda dose. Ok, non hai avuto particolari problemi, insomma, stai bene? Assolutamente no, spero bene. Che abbia fatto effetto, però appunto non avendo avuto reazioni non può anche dubitare che abbia fatto effetto. Eh beh, ti tocca la seconda prima di insomma, sì. Scoprire la verità. Prima di andare in vacanza. Sì. Bene Gianfranco, grazie allora per questa chiacchierata e per insomma scusa ancora per queste domande che ti facevo, come a dire, appunto, come se fossi appunto qualcuno che non ne sa niente, allora dice, ma perché, che problema c'ha l'economia reale se i tassi di interesse sa? Perché le materie prime, insomma, sono comunque argomenti sicuramente complessi, ma che tutto sommato si possono anche provare a spiegare in maniera un po', insomma, diversa, senza dare nulla per scontato, diciamo così. Ecco, speriamo, perché gli economisti sono anche noti per il fatto che non c'è cosa complicata che non riescono a complicare ancora di più, e quindi speriamo comunque di riuscire a aver spiegato un po' le cose, anche se appunto la situazione è complessa perché le interazioni all'interno del sistema economico sono tante, ma in fondo è anche questo il bello dell'economia. Se fosse tutto razionale, spiegabile con delle equazioni matematiche, allora non ci sarebbe più nessuna possibilità, diciamo così, operativa o di conoscenza, e invece abbiamo appunto di fronte alla realtà economica anche un po' la sollecitazione a andare a fondo delle cose e magari a spingersi a qualche previsione, che spesso sono più auspici che previsioni, però comunque guardare al futuro è sempre qualcosa che aiuta a muoversi verso il futuro. Buon lavoro Gianfranco, grazie e anche buon viaggio, so che insomma sei in viaggio, quindi insomma buon proseguimento anche da questo punto di vista. Grazie mille, buon lavoro e saluti a tutti. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità e poi ci ricolleghiamo ai mercati, vediamo insomma cosa succede, diamo un aggiornamento su Wall Street, l'Europa, insomma qualche materia prima, restate in nostra compagnia.